È giunto il momento di andare a prendere d'assalto la Lega Pokémon e fallire miseramente. Shadow di Gooch, ben ritrovati dal vostro Andronic 91 in quello che potrebbe probabilmente essere l'ultimo episodio per Pokémon Light Platinum. Come ho detto, non so bene quando andrò a caricare questo video perché potrebbe essere anche il giorno prima dell'uscita di Yo-Kai Watch 2, perché quando uscirà Yo-Kai Watch 2 voglio totalmente essere concentrato su quello, cercare di portare un video al giorno nonostante gli impegni. Ma questo potrebbe anche non essere il video finale per Pokémon Light Platinum, ma chi lo sa, può essere anche che continui la storia. Non lo so, però in questo caso io comunque sia credo che oggi andrò, comunque sia perderò la Lega, non sono abbastanza tosto. Non ho Pokémon abbastanza decenti, secondo me. Ma iniziamo comunque sia. Wow. Beh, insomma, mi piace com'è curata l'ambientazione. Uoi. Ah, ma... aspetta, ma non c'è un'altra porta? Interessante. Benvenuto ai Super 4 della Lega di Zen, io sono Eisei. Uso Pokémon Terra. E io ho davanti Raichu. Sono cresciuto a Grand City e difenderò i Super 4 con tutto il mio potere. Preparati a lottare, con tutte le mie forze. Però Power, io tendo a tradurlo molto con forza. O potere. Ecco, non era forza, era potere. Allora, mandiamo subito un Deathfather perché sennò ragazzi contro i Pokémon Roccia. Pokémon Roccia? Ma Steelix è acciaio terra. Cosa? Ehi, già subito un full restore? Ehi. Hippodon, ok, Hippodon. Ora è tipo terra. Ah no, ground, è vero! Ho tradotto ground con roccia. Cioè, io ho tradotto ground terra e l'ho tradotto bene. Ma poi stavo ripensando che lui è cresciuto a Grand City e mi è venuto in mente roccia. Faccio associazioni assurde, non lo so perché. Allora, vado con Surf, che dovrebbe essere la mossa d'acqua più forte che ho, con Muten. Torterra! Questa me la posso giocare tranquillamente con Ice Beam, perché è un 4 per Crocorock. Vabbè, mando Sponge che sarebbe Crocodile. Ah, cavolo. Mando una iperpozione su un Muten che sennò ci rimane malissimo. Potrei farmela con gli altri, potrei mandarlo, indebolirlo con altri Pokémon, ma no. Ce lo sapevo. Sì, me l'aspettavo. Taglio. E che cazziarola! Non me l'ha mandato KO. Sì, Raichu, Iron Tail. No, dai! Dai, questa è una puttanata assurda. Porca miseria, che cagata che ho fatto. Ha solo terremoto lui? No, perché mi sta venendo il dubbio che abbia solo terremoto. Ah no, anche che sgranocchio, bene. Allora, Ololocco e vado di iperpozioni. Non lo so. Oh cacchio, non ho abbastanza forza per... perché, allora, ne dovrebbe avere solo 10 e quindi... una volta, dovrebbe averli finiti oramai. Perfetto, li ha finiti. Allora... a meno che non è tutto... oltraggio! Cazzarola. Claydol? Perfetto. Oh! Il primo Super 4 è fatto. Con molto culo. Ora puoi andare avanti e provare a battere il resto dei Super 4. Ah, quindi si apre la porta una volta che l'hai sconfitti. Questo mi pare un tipo elettro, comunque sia. Secondo me questo qua è tipo elettro. Forse potrebbe essere acqua, perché è Ocean Prince. Ciao amica, sono Tritone, il principe dell'oceano di Zeri e dei Super 4. Ti batterò con i miei Pokémon d'acqua. Che culo! Sì, grandissimo! Vai con la Rain Dance! Grande, Gyarados non mi fa paura, bitch! Tentacruel,
Cazzo, Tentacruel fa paura invece. Ma con Idropompa, perché Idropompa ha 100% di precisione. Beh, 99 in realtà, non 100%, ma come tuono, ma stiamo lì, dai. E allora, al 99% non fallisce. Quello, non che ha 99 di precisione, è che al 99% non fallisce. Sono in qualche modo più veloce? No. Non sono in alcun modo più veloce. Ha missato idropompa. Le ha finite. Quindi sì. E non è andato. Madonna, non è andato KO. Che palle. Fuori ricarica totale. Madonna. Ma la pioggia ha smesso, la pioggia già? Ah, ecco perché ha mancato idropompa. Cazzarola, non potevo farcela. Ma che ne so, gelo raggio a caso ho fatto, boh. Allora, no, devo giocarmela bene, devo giocarmela. Revitalizzo Paragli. E sti cazzi. Arcanine, resisti almeno un attacco, almeno uno, solo uno te ne chiedo. Te l'ho chiesto uno, però cazzo pure tu. Allora, Body Slam. Body Slam. Un'altra ricarica totale. Porca puttana. Ah, se non fa attacchi fisici è inutile. Cazzo, ha due danza spade settata. Madonna. Qua ci vado a perdere, inutile, dai. Mamma mia. Ho un solo revive. Cazzo. Niente, devo portarmi più revive, Devo portarmi più revive, eh sì. E vai, Samurott è sconfitto, quindi ora Wailord, che dovrei batterlo senza problemi. Wow, se fa Water Spout è facile. Grande, grande. Perché ora sto andando così bene? Se è riuscito a sconfiggere il principe dell'oceano, che dovrebbe essere Aquaman o Aqualad. Aqualad dovrebbe essere il principe, ma comunque sia. Continua ad andare e batti il resto dell'Elite Four. Prova a battere il resto dell'Elite Four. Ok, che questa è una donna. E si è mestruata. Oddio, le battute sulle donne mestruate fanno così ridere. Allora, ciao, sono Lucia, conosciuta come la Lady d'Oscura. Buio. Mi sono allenata a Dark Dusk City per molto tempo per sviluppare il mio stile. Proprio sviluppare, develop. Ricerca e sviluppo, preparati a combattere contro il potere dei Pokémon buio. Lady Lucia. Però se inizi con un Pokémon fuoco buio, voglio dire, insomma, non andrei molto lontano. Ah, Hunchcrow. Drill Pack è forte. Accidenti. Ma hey, ho ancora molti revive, bitch. Ehi. Ok. Chi è? Umbreon. Oh mio Dio, Umbreon. Umbreon è molto forte in difesa speciale. No! No, dai. Umbreon è confuso e colpisci tira solo un'altra volta, colpisci grande. Scrafty è buio lotta, mi pare. Che cazzo faccio? Niente. Mando Paragli. Perché sta facendo Focus Punch? Cerca di caricare Focus Punch e madonna. Sì, ma se... Ok, entra anche questa. Absol è l'ultimo. Perish Song va benissimo. La Perish Song va benissimo, eh. È fatta così?
Così semplice è stata? Ah, c'è un altro membro dell'Elite Four, è il campione. Ma è il, non è il, è il campione. È il campione che sta ancora aspettando la tua sfida. Usa la saggezza dei Pokémon buio e continua nell'Elite Four. Perché ora mi sta andando così di lusso? Faccio la cagata. Lo so, però... ti faccio congratulazioni per essere arrivato a combattermi, ma la tua avventura finisce qui. Sono Elisabetta, la Lady di Ferro, la Regina di Ferro. Hai il Pokémon acciaio, cazzo. Quella. Allora, abbiamo... niente. Un Empoleon... Nimuten, oddio, Raichu. Potrei... o Arcanine. Che però farebbe un danno normale, ora ci farebbe un danno molto superiore. E basta, è andata benissimo. Aggron invece, Aggron, vado con Arcanine, dovrei, non forse non ce la faccio. E invece sì, perché ha fatto Double Edge, sdoppiatore. Skarmory dovrei essere tranquillissimo. Va benissimo, va benissimo. Bronzong sono ancora tranquillo. Non più di tanto, perché sai com'è. Psichico, insomma, è una mossa abbastanza forte, soprattutto da un Pokémon oltre 70 a un Pokémon che sta al 50... Oh. 4. E a posto, manca l'ultimo. Metagross. A posto, è fatta. Sei un ultimo passo da conquistare la Lega di Zeri, ma è ancora da combattere il campione, Kaori. Kaori, con questo nome, non mi dice nulla. Allora, ricarico tutti quanti per la grande battaglia finale. Non ho più Elisir e quant'altro. Faccio un quick save state perché se perdo sarebbe una gran rottura di palle. Sapevo che ti avrei incontrato. La prima volta che ti ho visto ho capito che avevi un grande potenziale. Sei davvero brava. Sì. Ma ora è tempo di combattere il vero campione della Lega di Zeri. Perché il vero campione? Ma sto Kaori non è quello che ci ha dato quel... Sub? Charizard, qualunque cosa faccia è un 2x, quindi Water Pulse, non ho più PP per Water Pulse, porca vacca. No, dai. Ah, pezzente. Thunder. Non, porca madosca. Che cazzo ho fatto, Duano, bro? Non volevo fare attacco. Va bene, la perdo, la perdo. Ah, ho detto che la perdevo la Lega. Palle, però dovrei allenarli tutti quanti a 60 almeno. Ma contro chi? Allora, abbiamo tutti i più deboli al 35 e tutti i più forti al 64. Ora, dato che il campione inizia con Charizard, vado con Raichu. Eh beh, insomma, lui inizia con Charizard, io vado con Tuono di Raichu. E manda subito Lampardo, se no allora non cambio, vado con un altro Tuono, Ancient Power, va bene, tutto calcolato. Surf fa il caso mio a Lucario e allora mandiamo Arcanine, insomma tutto quanto programmato. Garchomp, perfetto, l'avevo previsto Garchomp, nessun problema. Ok, vi chiedo quali altri Pokémon abbia. Salamence. Bene, due tipi drago in un team, cazzarola. Cazzo, non dovevo tentare così tanto la sorte. Ok.
Dai, Muten, dai che ce la fai. Perfetto, ora Haxorus. Che miseria. Tocca full restaurare Muten. Oh, però, aspetta allora. Anche Paragly. Oh! Wow! L'avete visto? Con un solo Ice Beam! È finita! Bravo Andre Link, bravo. Dopo la quarta volta, vabbè. Comunque sia, sono senza parole. Mi ha superato così facilmente. È stato brillante. Mio Dio. Ora che hai conquistato la Lega di Zeri, la prima cosa da fare è dirti congratulazioni. Sei sensazionale. Sei stata sensazionale. Chi è? Oh. Tara. È stato fantastico, sono molto fiera di te. Tuo padre, se tuo padre fosse qui, direbbe la stessa cosa. Professoressa Jasmine, congratulazioni, sono contenta per te. Tua madre e io siamo venuti a fare del tifo per te, ma ce lo siamo perso. Incontro. Tara, è tempo per te di entrare nella Hall of Fame, la sala d'onore. Vieni con me. Tara, questa è la sala d'onore di Zeri. Ora sarai riconosciuta insieme ai tuoi Pokémon. Attraverso il mondo Pokémon come allenatrice di Pokémon Master, la Pokémon Master, maestra di Pokémon. Digita il tuo nome e quello del tuo team di Pokémon nella macchina. Digita, ma in realtà ce li mettiamo i Pokémon. E c'è anche uno spazio per altri due Pokémon, ma. Boh. Wow! Senza neanche l'ombra, oh mio Dio, senza neanche l'ombra di una di crediti, perché in effetti non ce ne sarebbe bisogno. Sei tornata, congratulazioni per aver vinto la Lega di Zeri. Sono tornata, lei non mi ha visto perché sono passata per finestra. E parlo al femminile anche se sono maschio, perché il personaggio è femminile, lo ricordo nel caso. La professoressa Jasmine voleva vederti al suo laboratorio, penso che voglia chiederti un favore. Sì, probabilmente dovrò andare a Lauren, ma sinceramente ho detto che il gioco per il momento, almeno per me è finito, poi per il momento non lo so. Hai sconfitto la Lega di Zeri, papà, uno storico successo. Wow. Ci sono ancora altre 8 palestre e un'altra Lega. La nostra regione è vicina a quella di Lauren. E dopo il campionato del mondo. Ah, ho detto alla professoressa Ellie, un'amica, una mia vecchia amica, che devo aspettarti. Allora, dalla nave da Zeri a Lauren e a Shaunport City, Shaunport, non mi ricordo come l'ho chiamato io, sinceramente, porto, con i Pokémon ovviamente messi malissimo. Allora, il porto è questo qui. Facciamo un viaggetto veloce fino a Lauren, tanto per. Vabbè. Ma allora non vuoi venire? Certo. Siamo a Sunner Town. House. Sì, insomma, cittadina standard. Ah, professor Sally, ciao Tara. La professoressa Jasmine mi ha detto che uno dei miei studenti sarebbe. Uno dei suoi studenti sarebbe venuto a Lauren. Stavo aspettando Yellow. Così potevamo andare al laboratorio. Come te, lui. No, Yellow è non lei. Ah, ecco, è un lui. A quanto pare è lui. Andiamo, chi sei tu? Sono. Lei è Tara. Perché deve parlare per conto mio? Va bene, comunque sia, io per il momento questa ROM la finisco qui. Poi magari. Poi magari forse la continuo, forse no. Chi lo Facciamo sa? così. La ROM la continuo. Insieme a Yokai Watch. Carico un po' Yokai Watch, un po' la ROM. A giorni alterni. Se riesco a caricare un video al giorno. Quindi, Kuge, per questo video è tutto. Abbiamo battuto la Lega di Zero e tutto quanto il resto. Spero che vi sia piaciuto, perché, sinceramente, a me il finale è stato abbastanza carino.
o meglio, la prima parte del finale, perché poi c'è, diciamo che la prima parte del gioco, perché poi ci sono altre 8 palestre, che è un po' il sogno di tutti, avere altre 8 palestre da sfidare dopo le principali 8, perché comunque sia, molti di noi hanno iniziato con Pokémon Oro e Argento, e anche chi non ha iniziato con Pokémon Oro e Argento ha sempre sognato di combattere contro altre 8 palestre, comunque sia. Quindi, io come sempre vi ricordo che in descrizione trovate i link per Facebook e Twitter. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!